Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Io partirei dicendo alleluia, 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 alleluia. Vabbè, poi la pianto qui per caso. Allora, perché ho esordito con alleluia? Semplicemente perché dopo che ho visto ma tanti video di persone che hanno ricevuto finalmente l'aggiornamento sul loro Echo Show 15, finalmente anche noi di tutto tech Amazon ci ha benedetto e ci ha concesso la grazia di ricevere anche noi l'aggiornamento. Sono giorni che continuo a forzare l'aggiornamento guardando nelle impostazioni e finalmente stamattina, eccolo qua. Adesso facciamo insieme in diretta l'aggiornamento e vediamo che cosa succede e cosa ci propone. Cominciamo subito. Qui ci dice: ora puoi trovare e trasmettere in streaming i tuoi programmi TV, i film preferiti direttamente su Echo Show 15. Toccando continua accetti i termini di Fire TV, le condizioni d'uso di Alexa e tutti i termini indicati qui. Continua. Quindi quando c'è l'aggiornamento vi viene fuori quel pop-up che vi avverte che c'è la possibilità di poter installare finalmente l'aggiornamento della Fire TV anche su Echo Show 15. A questo punto gli facciamo aggiorna ora e il momento è epico. Una volta che è finito ci rivediamo e vediamo che cosa è cambiato nel menu. E finalmente si è riavviato. La prima cosa che noto è nell'angolo qui in alto a destra, dove c'è questo tondo, c'è l'indicazione Fire TV. Adesso andremo a vedere come poter aprire questa nuova funzione, ma da quello che ho visto c'è la possibilità di utilizzare sia questo tasto sia dal menu. Allora, intanto è venuta fuori l'indicazione che personalizza le funzioni e i contenuti di Fire TV. Iniziamo. Utilizza questa funzione di selezione delle app preferite in modo tale che quando entri nella schermata della Fire Stick hai la possibilità di averle già a disposizione senza dover andare a cercare. Io selezionerò YouTube, Netflix, Prime Video e Twitch. Continua. Ok, come vedete le seguenti app verranno aggiunte al tuo Echo Show. Continua. Allora, qui mi dice, c'è la possibilità di associare anche un telecomando. Ricordatevi che il telecomando deve essere almeno di terza generazione per poter funzionare sul vostro Echo Show 15. Altra cosa, se avete l'idea di utilizzare un telecomando che magari prendete dalla vostra Fire TV che possedete, ricordatevi che il telecomando potrà comandare un solo prodotto alla volta, quindi se lo associate con l'Echo Show non funzionerà più con la Fire TV. Eventualmente potete acquistarlo su Amazon, si trova ad un prezzo di circa 29€, 29,90€. Allora, qui ci dà la possibilità di associare un telecomando, acquistare un telecomando o utilizzare il telecomando virtuale, perché l'altra novità è che se non avete un telecomando fisico potete utilizzare quello virtuale, cosa che andrò a fare io. Questo è il telecomando che riproduce più o meno quello fisico della Fire Stick. Qui, facendo un riassunto, indica che i tasti vengono utilizzati come su quello fisico, però non possono essere utilizzati per tutte le app, non ci sono la compatibilità completa con tutte le applicazioni, che schiacciando ad esempio la X verrà ridotto a icona, i tasti per spostarsi sono le freccette e ci ripropone la possibilità di associare un telecomando almeno di terza generazione, ricordate. Come dicevamo prima, la prima cosa che si nota è questa indicazione Fire TV, quindi se io clicco qui entro direttamente nella home page della mia Fire TV, questo come avviene sulla Fire TV Stick. Ma se io torno nella home page e voglio accedere a questo servizio in maniera diversa, faccio uno scroll e oltre le solite indicazioni c'è anche Fire TV, quindi compare qui e qui ho la possibilità di poter accedere direttamente a tutti i servizi con i quali posso accedere tramite Fire TV Stick. Altro modo per richiamare la funzione Fire TV nuova è apri Fire TV.
Ma a questo punto potrebbe sorgere spontanea la domanda: ma io perché devo utilizzare questo prodotto quando ho già magari una Fire TV Stick? Beh, sinceramente questo prodotto intanto si colloca molto bene in quelle stanze abbastanza piccole, tipo piccole nel senso che non necessitano di avere un televisore 50 pollici. Quante volte in cucina si cercano dei polliciaggi abbastanza ridotti perché magari non occupi troppo spazio, ma mi dia la possibilità di poter vedere film, ho la possibilità di vedere serie TV, o anche delle possibilità di vedere delle dirette, degli streaming piuttosto che, e magari mentre sto cucinando mi posso deliziare a vedere la mia serie preferita o quant'altro. La differenza fondamentale poi tra la Fire TV Stick e questo prodotto, ahimè, a discapito dell'Echo Show, è che la Fire TV Stick ha una memoria interna, quindi avete possibilità di scaricare applicazioni su applicazioni. Qui invece quelle che avete visto durante la selezione sono quelle praticamente prestabilite, vengono prescaricate, sono quelle e rimangono quelle, almeno per adesso. Poi se si inventeranno qualcosa con la possibilità di poter scaricare altre applicazioni, questo sinceramente non lo so. Intanto la cosa che notate è che è molto scorrevole, non ci sono delle laggate spaventose piuttosto che dei movimenti strani. La diretta, potete selezionare una di queste opzioni per poter vedere cosa c'è in diretta, quindi non avete il digitale terrestre, anche se tempo fa avevo fatto un video su come poter avere il digitale terrestre qui dentro, ma lasciamo perdere, una lunga storia. Come dicevamo prima, questa per esempio, adesso la metto un po' più a favore di camera, sono le applicazioni che attualmente sono già preinstallate all'interno del vostro Echo Show. Diciamo che sono quelle più comunemente utilizzate. Poi comunque, se avete la voglia di scaricare delle applicazioni diverse da queste, avete sempre la possibilità di utilizzare la vostra Fire TV Stick. Un aggiornamento sicuramente è sempre una cosa ben gradita, se poi dopo porta dei miglioramenti e un raggruppamento magari di dispositivi, tanto meglio. Come dicevo prima, avete la possibilità di portare molti più contenuti all'interno del vostro Echo Show, i polliciaggi vi consentono una ottima visione con i suoi 1080 di risoluzione, risoluzione più che sufficiente per uno schermo di queste dimensioni. Per quelle persone che non hanno ancora ricevuto l'aggiornamento, abbiate fede, andate sempre nel menu, come vi ho fatto vedere in un precedente video, a forzare l'aggiornamento. Se qualcuno non se lo ricorda, ve lo faccio vedere subito. Andate nella tendina a scorrimento, impostazioni, opzioni del dispositivo, e in basso c'è il controllo dell'aggiornamento. Quindi se non ci sono aggiornamenti, vi viene fuori che quello che avete come aggiornamento è l'ultimo, quindi non ci sono aggiornamenti disponibili, altrimenti verrà fuori che c'è un aggiornamento disponibile se volete installarlo. Bene, il video si conclude qui, questa volta definitivamente, ve lo prometto. Vi lascio qui sotto il link in descrizione se qualcuno fosse interessato ad acquistare il nuovo Echo Show. La notizia è che quando lo andate ad acquistare il nuovo avrà già all'interno l'aggiornamento per la Fire TV integrata. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!